Un nuovo vertice al Ministero del Lavoro entro la fine di luglio per stoppare il progressivo ricorso alla cassa integrazione da parte di Acciaierie d'Italia, giudicato in proprio dai sindacati, e ridiscutere anche gli investimenti previsti e le manutenzioni ordinarie e straordinarie che servono per la sicurezza dei lavoratori. E l'appello lanciato da Biagio Prisciano, segretario aggiunto FIMACISL Taranto e dalle altre sigle sindacali Fium, Wilma e USB, dopo l'annuncio da parte dell'azienda di ricorrere al numero massimo di cassi integrati, 2.500, con i nuovi assetti di marcia dello stabilimento comunicati in nelle scorse ore che porteranno alla fermata dell'Altoforno 2 per manutenzione e allo stop temporaneo di Acciaieria 1, laminatoio a freddo e tubificio. L'appello è che sia il Ministro Orlando e sia il Ministro Giorgetti, nonché anche il Presidente del Consiglio, devono muoversi perché ovviamente non si può vivere solo e solamente di annunci. In una fase come questa, per cui c'è richiesta di acciaio, lo stabilimento di Taranto continua a fare cassa integrazione. La cosa veramente orrende è che comunque in una procedura di cassa integrazione che il sindacato non ha siglato al ministero e avevamo visto lungo Uh, oggi l'azienda utilizza il massimo praticamente della, della copertura, e cioè 2.500 uh, dipendenti in cassa integrazione. Quindi l'appello che faccio al Presidente del Consiglio e ai vari Ministri che convochino subito un tavolo, che convochino le organizzazioni sindacali per mettere fine a una, a una situazione che oramai è disastrosa, cioè da tutti i punti da cui la si prende, sia sul piano occupazionale, ambientale e ovviamente sia su quello industriale, è un disastro.